Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Abbiamo appreso in questi giorni, non senza un fondo di sorpresa, che si è dimesso con una lettera indirizzata a Conte Lorenzo Fioramonti, ministro dell'istruzione. Il solo dato degno di nota, in verità, sta nel fatto che l'istruzione in Italia è costantemente definanziarizzata. Più precisamente, senza esagerazioni, potremmo avventurarci ad asserire che la definanziarizzazione rappresenta oggi un vero e proprio metodo di governo, per dirla con Michel Foucault, ossia un regime mediante il quale il potere garantisce la propria tenuta ogni giorno rinsaldata utilizzando il danaro come proprio fondamento e più precisamente la rimozione dei fondi necessari perché si produca l'istruzione nel senso classico. Il potere oggi, nel tempo del capitalismo funzionante a pieno regime, non opera tanto con le leve della violenza e dell'estetica dei supplizi, come ancora potremmo dire con Foucault. Si fonda sull'economia e quindi procede neutralizzando i fondi disponibili e quindi spegnendo tutto ciò che non sia immediatamente coerente con la tenuta stessa del potere. Ecco perché oggi la definanziarizzazione del mondo della scuola, della formazione, dell'università è un vero e proprio metodo di governo liberista che non soltanto risponde alla razza utilitaristica che valorizza come valore solo ciò che ha un prezzo e che fa sì che conti solo ciò che può essere contato. Accanto a questa istanza utilitaristica ve n'è un'altra, che è quella per cui il potere teme la cultura. Più precisamente, il potere per un verso produce un sapere a sé conforme e per un altro verso destruttura e disincentiva ogni tipo di sapere critico, culturale nel senso più specifico del termine. È poi davvero curioso che il signor Fioramonti, che per viltà fece il gran rifiuto, si sia accorto solo ora che grazie al metodo liberista dell'Unione Europea non vi sono fondi destinati alla scuola e all'università. Fioramonti ad ogni modo passerà alla storia, diciamolo apertamente, per la sua sciagurata proposta di tassazione delle merendine dei giovani studenti, di cui serbiamo ancora memoria. Ma quel che è più interessante sotto questo punto di vista, vorrei ribadirlo, è il fatto che egli solo ora si accorga che manchino i fondi necessari per l'istruzione liceale e universitaria in primis. Forse che egli non sapeva già da subito che il regime liberista di cui l'Unione Europea è massima espressione si fonda strutturalmente su questo metodo di governo? Non sapeva forse Fioramonti che l'Unione Europea e il paradigma liberista si basano sulla distruzione di ogni spesa pubblica inutile dal punto di vista della ratio liberista, ossia dell'utilitarismo in senso proprio? Se ne è accorto solo ora? Con i versi del padre Dante dobbiamo ribadirlo: per viltà fece il gran rifiuto. Sotto questo profilo siamo al cospetto, lo ripeto, del trionfo della ratio liberistica, quella che ha già da sempre deciso che bisogna colpire l'istruzione, la scuola, la formazione, l'università, perché occorre produrre schiavi ideali, e lo schiavo ideale è quello che non sa, è quello che è schiavo senza saperlo, è quello che manca della cultura, cioè, in termini certo semplificatori, ma non così distanti dal vero, colui il quale non ha coscienza di sé, del proprio mondo storico, della propria provenienza e della propria progettualità. Lo schiavo ideale è necessariamente incolto, è colui il quale non si può formare e quindi non ha coscienza né della propria cattività né dell'esigenza della propria liberazione. Ecco perché il sistema liberista coltiva strutturalmente l'ignoranza di massa, la descolarizzazione, e lo fa definanziarizzando l'istruzione in ogni sua determinazione. Radioattività con Diego Fusaro.